ogni volta la fa, ma non si capisce. No, niente. Fatto appunto di te quando palestra. Sì, ciao. Però di solito sarà fatto. Sì, sento bene, grazie. Per la costruzione è stato 9:10. Quando nei tempi morti stiamo molto su Turam, che ci serve poi. Ok. Ma ce l'ho sempre di spalle. Buongiorno, buongiorno Dalila, buongiorno a tutti, siamo qui con Andrea Paventi per l'inizio dell'allenamento dell'Inter che è appena cominciato, i giocatori stanno facendo una fase di riscaldamento, poi dopo entrerà nel vivo la seduta con anche delle prove tattiche perché domani c'è questa partita importante, andata del tavolo di Champions contro l'Atletico di Madrid. Io chiederei subito ad Andrea intanto che Inter dal punto di vista della formazione ti aspetta, abbiamo raccontato in questi giorni non ci dovrebbero essere grandi dubbi di formazione. Di no, buongiorno a te da parte mia, cambieranno gli esterni, cambieranno Di Marco, mi aspetto la stessa formazione che ha fatto la
settimana, anche la, con la Cervia, almeno per questa partita, poi da domani hanno fatto delle valutazioni, un giocatore in vista di Lecce nel recupero con l'Atalanta del 28 febbraio, perché nessuno può rischiare nulla da questo punto di vista. È una sfida suggestiva perché in relazione diretta l'Inter non affrontava una squadra spagnola dall'anno del triplete, quando poi affrontò il Barcellona in semifinale. È una sfida con una squadra matura e esperta, cioè le due approdate agli ottavi di finale con l'età media più alta, c'è tanta esperienza nella panchina dei Colchoneros, visto la lunga militanza del Cholo Simeone, c'è un Inzaghi che ha la sua panchina, la bella, di andare avanti, di chiudere alla grande la stagione, no, intanto Turano ci ha regalato lo strike su palloni al centrocampo che dà un po' inizio all'allenamento vero, tradizioni rispettate da parte del tipo, che poi Matteo sentiremo in conferenza stampa, la nostra intervista singola, c'è un numero che torna a 12, che proverà ad avvicinare ovviamente a Adriano. Allora, io adesso volevo dire al nostro operatore Angelo, starei un attimo anche su un puntrello, ma in particolare voglio farvi notare una cosa. C'è un bellissimo tempo, fa caldo, c'è un solo personaggio in campo che ha il giaccone invernale. Questo mi fa pensare che ci sia anche, oltre al gesto di Thuram che dà inizio al torello, così un altro tipo di scaramanzia. E Inzaghi infatti ha un giaccone bello pesante e dà il via lui al torello, quindi sono riti, anche tradizioni che si ripetono, sappiamo insomma che nel calcio è pieno di questo tipo di cose, che sono anche simpatiche. L'Inter di Inzaghi, penso che abbiamo parlato di lui nelle coppe, nelle partite di eliminazione diretta, l'abbiamo studiato, ha sempre avuto grandi percorsi, no? Tre sconfitte in tre anni, una con Liverpool nei primi ottavi di Champions di Inzaghi con la maglia nerazzurra, al secondo la finale con il City e quest'anno il Bologna. Per il resto 24 partite e 17 vittorie, fa capire insomma che Inzaghi è bravo in questo, nel fatto di alleggerire un po' la tensione, nel far allenare i suoi giocatori con serenità, spiegando loro le linee poi di gioco, ma per esempio anche concedendo quando c'è bisogno magari un giorno di riposo in più, o come in questo caso niente ritiro, tanto non è che si scherza, si inizia a giocare, a divertirsi. Io credo che sia questa la bravura di Inzaghi, no? Questo tipo di partita, cioè far sì che l'ambiente non si sovraccarichi a livello di tensione negativa. Perché c'è stato fino a 2 settimane fa, forse è stato veramente molto più creato un po' di divario tra le due squadre, il gruppo anche nell'affrontare l'esperienza come il club di Madrid, perché l'Inter è stato manca proprio da parte di avere le sue chance di atteggiamento tattico emotivo della squadra Diego Simeone, però anche l'Inter ormai ha uno stato internazionale, una voglia di andare avanti, di continuare a far bene in Europa. Assolutamente, prima di darti la linea Dalila, ti dico anche che Giorgio Cenni ci fa sapere che nell'allenamento dell'Atletico Madrid, che è praticamente in contemporanea da Madrid proprio, Morata e Gabriel Paulista stanno lavorando con il gruppo, no Lemar e Azpilicueta. Per cui insomma questo fa sì che possa essere confermato quello che ci raccontava proprio Giorgia ieri, anticipandoci la possibilità di una convocazione con Morata per questa trasferta, perché finirà l'allenamento e poi nel pomeriggio partirà per Milano, arriverà qui per la conferenza questa sera alle ore 20 a San Siro, l'Inter invece alle ore 15 parleranno Inzaghi e Thuram. Dalila. Siamo a metà. 1, 2,
Sì, direi di sì, forse l'unica cosa potrebbe essere, ma giusto per tenere aperto a un argomento di discussione, perché tipiche del Torello per partita. Di solito c'è anche qualche entrata in scivolata che accende un pochino l'intensità del Torello, fa parte tutto della liturgia del giorno prima, no? Della vigilia. Dicevamo, forse è Giuffres che ha fatto bene con la Salernitana, se non per questa sfida ha sceso una gara per la titolarità per le prossime, però appunto Damian non è stato impiegato, questo è un indizio che possa essere stato conservato proprio per la partita con l'Atletico. Per il resto il centrocampo non si può toccare, il Frattesi recuperato, ma c'è la nuova regia con i due mezzali, Barella e Mkhitaryan sono il punto di forza di questa squadra, ne parleremo oggi, davanti Lautaro e Thuram ancora di più, in difesa c'è De Fai al posto di Acerbi infortunato con Pavare e Bastoni, per cui non ci sono grandi questioni aperte, diciamo l'unica forse quella sulla destra, Andrea. Dovrebbe premiare Darmian, che ha fatto una cosa da Piano, che ha fatto i quinti nel principio di realizzare il ruolo di spendita, quindi tenendo le cose completamente con la Salernitana, una mano anche a me. Alvi. Buono.
Dai, dai, dai!